Grazie, è un piacere poter portare il saluto questa sera qua a tutti voi vigili del fuoco, alle autorità civili, militari e religiose che quest'oggi, questa sera qua con noi sono per aprire questo 27esimo campionato nazionale di sci per vigili del fuoco, il saluto di tutti i vigili del fuoco trentini che hanno il piacere di avere tutti i colleghi qua questa settimana in questa bellissima valle che ci ha ospitato, che ci ha deliziato con le proprie attrattive e che saprà entusiasmarsi con le piste da sci in questi tre giorni di gara. E noi ringraziamo anche il presidente Flaim e cediamo ora il microfono al capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Alfio Pini. Grazie. Grazie a tutti voi, grazie ai colleghi, grazie agli amici che partecipano a fare di questo scenario naturale uno spettacolo straordinario. Vi assicuro che da qui lo spettacolo è bellissimo. Grazie a tutti voi, grazie a tutti quelli che hanno organizzato questa magnifica festa, grazie perché questo serve a tutti noi, a tutti i vigili del fuoco, per rivedersi, per ritrovarsi, per stare insieme, per cambiarci le esperienze, per fare quella grande famiglia che è la grande famiglia del mondo dei vigili del fuoco. Grazie a tutti, appuntamento a tutti l'anno prossimo a Cortina Mantezza. Grazie. Il protocollo ora prevede la consegna di una targa e a nome, pensate che questa consegna arriva direttamente a nome dei vigili del fuoco degli Stati Uniti d'America. A consegnare la targa è Sua Eccellenza l'ambasciatore dello Stato dell'Arkansas, il commendator dottor Leopoldo Rizzi, che rappresenta il capo di Stato e governatore, spero di pronunciare bene, Mike Bibby. Allora, mentre avviene la consegna da parte di Sua Eccellenza il dottor Leopoldo Rizzi, vi leggo la motivazione, che è la seguente: al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per aver sempre salvaguardato l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni con immediatezza della prestazione di soccorso ed alta professionalità tecnica. In Italia, come negli Stati Uniti, i vigili del fuoco sono modello di riferimento. 11 settembre 2001, New York, 6 aprile 2009, L'Aquila. Ritira la targa l'ingegner Alfio Pini, capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Io ringrazio di cuore, ma credo che a nome di tutto il Corpo Nazionale debba dedicare questo riconoscimento non soltanto al Corpo Nazionale, ma a tutti i Vigili del Fuoco che hanno operato e che ogni giorno operano per la sicurezza della collettività e perché si sono dati da fare soprattutto lavorando insieme con tanto impegno in occasione del tremendo disastro che ha colpito l'Aquila. Quindi grazie a nome di tutti i Vigili del Fuoco. Ecco, io so che per contraccambiare credo che l'ingegnere Pini abbia qualcosa da dire e da fare. Beh, ricambio con il simbolo dei vigili del fuoco di tutto il mondo, il nostro casco. Grazie. Ecco, dopo questo momento davvero importante, credo... prego. Egregio comandante, io la ringrazio a nome dei vigili del fuoco americano e questo casco, che ha più di un significato, sarà messo sul tavolo del governatore. Grazie. Vedete la fiaccola portata da Faustino Rizz, vigile del fuoco più anziano in attività sportiva.